Heidi, capitolo 10, una nuova nonna, parte prima. A giudicare dai preparativi dei giorni seguenti, la persona attesa doveva essere qualcuno di estremamente importante. Tina si era messa la cresta più candida e Sebastiano aveva radunato tutti gli sgabelli della casa perché la signora Seseman se ne trovasse uno sotto mano. La signorina Rottermeier, più rigida e impettita del solito, si aggirava per tutte le stanze. Il suo umore cupo dimostrava in modo inequivocabile come la nuova autorità che stava per giungere non fosse di suo pieno gradimento. Quando infine arrivò la vettura, Tina e Sebastiano si precipitarono dalle scale. La signorina li seguiva lentamente, dignitosa, non osando tuttavia esimersi dal ricevere coi dovuti riguardi la madre del padrone di casa. Heidi era stata mandata nella sua camera con l'ordine di rimanervi fino a quando non fosse chiamata. Era presumibile che la signora Seseman volesse parlare a Clara senza testimoni. Heidi sedette rassegnata in un angolo, cercando di rammentarsi come doveva chiamare la nonna. Tina socchiuse la porta e borbottò col solito tono asciutto: «Nello studio». Heidi obbedì e appena fu entrata nello studio la signora l'accolse con un sorriso amichevole. «Ah, ecco la nostra piccina! Vieni qui che ti veda!» Heidi si avvicinò e disse con la sua limpida voce: «Buongiorno, signora Consiglio!» «Cosa?» esclamò la nonna ridendo. «Dove hai sentito questo nome? Sulle montagne?» «No, da noi nessuno si chiama così», rispose la bimba. «Ma neppure da noi», continuò la signora accarezzandola. «Lascia stare! Per i bambini io sono soltanto Mamma Rosa, hai capito? Lo rammenterai, vero, questo nome?» «Oh, sì, sì, ecco, benissimo». Poi esaminò attentamente Heidi facendo di tanto in tanto cenni di consenso. Dal canto suo la bimba scrutava la vecchia signora che col suo aspetto cordiale le ispirava confidenza. Aveva i capelli bianchi e gli stessi dolcissimi occhi azzurri di Clara che parevano accarezzare guardando. «E come ti chiami, cara?» chiese la signora. «Il mio vero nome è Heidi, ma siccome bisogna che mi chiami anche Adelaide, allora devo star bene attenta...» Fu interrotta dall'entrata della signorina Rottermeier, che aveva udito le ultime parole. «La signora capirà», disse. «Dovevo pur scegliere un nome da poter pronunciare senza urtare le convenienze, almeno riguardo ai domestici». «Mia cara signorina», rispose la signora Seseman, «quando una bimba si chiama Heidi ed ha l'abitudine di sentirsi chiamare così, l'unica cosa è di continuare a chiamarla Heidi, semplicemente». Nulla da obiettare, la nonna aveva le sue idee, che sarebbe stato vano contrastare. Sapeva anche fare buon uso dei suoi cinque sensi, che l'età non aveva affievolito, e fin dai primi momenti nulla poté sfuggirle di quanto succedeva in casa. L'indomani, mentre Clara faceva il suo sonnellino, la signora le si mise d'accanto e chiuse gli occhi. Ma dopo 5 minuti era già sveglia, in punta di piedi andò in sala da pranzo e si diresse verso la camera della signorina Rottermeier. Picchiò vigorosamente e dopo un attimo la porta si aprì. La signorina la guardò stupita. «Dov'è di solito Heidi a quest'ora? E cosa fa? Vorrei saperlo», le disse la nonna. «In camera sua, dove, se avesse un briciolo di buona volontà, potrebbe occuparsi a far qualcosa. Ma dovreste sapere, signora, tutte le sciocchezze che inventa. Certe cose che non si potrebbero nemmeno raccontare nella buona società. Credo anch'io, se fossi costretta a rimanere rinchiusa in camera per delle ore, potrei commettere una buona dose di sciocchezze. Allora temo che la buona società dovrebbe turarsi le orecchie. Vi prego, andate a chiamarla e conducetela nella mia camera. Voglio mostrarle qualche bel libro». «Ecco, appunto, la sfortuna», gridò la signorina giungendo le mani. «Che potrà farne dei libri se non ha ancora imparato l'ABC? Non c'è mezzo di farglielo entrare in testa. Chiedetelo al signor candidato che ne sa qualcosa. Se egli non avesse una pazienza da santo, avrebbe rinunciato da tempo alle sue lezioni». «Davvero, mi stupisce. Non mi sembra che quella piccola non possa capire l'ABC. Comunque, vogliate farla venire da me. Le mostrerò le figure dei libri». La signorina avrebbe voluto aggiungere qualche altra osservazione, ma la signora le aveva già voltato le spalle e si dirigeva in fretta verso la sua camera. C'era qualcosa che le sfuggiva, non riusciva a capacitarsi di quella deficiente intelligenza della piccola Heidi. Decise di venirne a capo della cosa senza ricorrere ai lumi del maestro, che pure apprezzava molto. Heidi comparve subito e spalancò gli occhi alla vista dei libri illustrati che la nonna cominciò a sfogliare.
e ad un tratto gettò un grido. Il suo sguardo si era imbattuto in un'immagine meravigliosa. Gli occhi le si riempivano di lacrime e scoppiò in singhiozzi. Stupita, la signora guardò la causa di quel dolore e vide una bella prateria, col gregge ed il pastore appoggiato al bastone. Tutto il paesaggio sembrava immerso in un pulviscolo dorato. Il sole doveva essere da poco scomparso all'orizzonte. La signora prese la manina di Heidi fra le sue. «Su, bambina mia», disse affettuosamente, «non piangere. Questa figura ti ha forse rammentato qualcosa, ma ascolta, c'è una bella storia che l'accompagna e questa sera te la racconterò». Poi vi sono altri bellissimi racconti nel libro, vediamo un po'. Abbiamo ancora qualcosa da dirci noi due. Asciugati gli occhi e mettiti lì davanti a me, che ti veda bene. Ma Heidi piangeva ancora e la nonna le lasciò il tempo di rimettersi. Dopo un attimo le disse: «Ora è passato, vero? Siamo un po' consolate? Vieni, raccontami un po' come vanno le lezioni del signor candidato. Impari qualcosa?» «Oh no, lo sapevo che non avrei imparato». «Imparato che cosa, Heidi?» «A leggere è troppo difficile». «Davvero? È una novità questa. Me l'ha detto Pietro, lui lo sa. Deve sempre ricominciare da capo». «Ma che strano, Pietro. Vedi, Heidi, non bisogna prendere alla lettera quello che ti ha detto lui. Devi provare da sola. Sono sicura che non avrai ascoltato con attenzione il maestro e che non avrai guardato bene le lettere». «Ma non serve a nulla», replicò Heidi, evidentemente rassegnata a quell'ordine di cose immutabili. «Heidi, ascoltami bene. Tu non hai ancora imparato a leggere perché hai creduto a ciò che diceva il tuo amico, ma ora devi credere a me e io ti assicuro che in brevissimo tempo imparerai, come la maggior parte dei bambini che sono fatti come te e non come quel Pietro. E allora leggerai la storia del pastore e delle sue capre e sono certa che ti divertirai moltissimo, non è vero?» Heidi aveva ascoltato con la più grande attenzione, con gli occhi lucidi di desiderio, esclamò: «Oh, come vorrei saper leggere ora! Farai molto presto, vedrai. Ora andiamo a trovare Clara, le porteremo i libri». Fine prima.